Ecco, Yakuza Sydney Pollack, una mia personale classifica tra i 10 film più interessanti e originali della storia del cinema americano. Un film del 1975 che si inserisce a pieno titolo tra i grandi film di quel periodo storico straordinario che è appunto la New Hollywood. Naturalmente, come capita a molti capolavori, il film è stato un vero fiasco commerciale. Non ha incassato in Italia una lira e in America pochi dollari. La sceneggiatura originale è di Paul Schrader, uno degli sceneggiatori nonché registi più ambiti di quel periodo storico. Siamo negli anni 70, siamo in un periodo di guerra fredda, di contestazioni, i giovani appunto si ribellano per la sorte di alcuni coetanei che sono finiti in una guerra lunghissima che parte da metà degli anni 60 fino ad arrivare negli anni 70. E quindi questa sceneggiatura è un po' ispirata a un genere che è tipicamente nipponico, giapponese, lo Yakuza Movie, il film Yakuza, che dà anche il titolo al film stesso. È nulla di più lontano dagli stilemi pollacchiani, di un autore spesso ellittico, laterale, allegorico, pieno di metafore. Così, da una storia cruenta, sanguinaria, anche un po' visionaria alla Schrader, si passa ad un filone di struggente tenerezza sull'amore, sull'età, sul tempo che passa. L'uomo e ciò che lo uccide lentamente, giorno per giorno, sono l'unica vera teoria cinematografica di Sydney Pollack. È una costante che c'è un po' in tutti i suoi film. Ma torniamo a Yakuza, un detective movie, ma anche un noir di chiara ispirazione chandleriana. Quindi gli stilemi classici del noir americano si misurano e si fondono con un altro genere assolutamente diverso, che è lo Yakuza Movie, e portano a quello che è un confronto tra due culture, la cultura americana di quelli degli occupanti, di quelli che hanno vinto la guerra, e il Giappone stesso, che si incarna poi nel rapporto tra i due protagonisti del film, che sono appunto Kilmer, Robert Mitchum, e Tanaka, il suo grande amico che rivede a distanza di tanto tempo. Tre sono i protagonisti del film, l'eterno triangolo che ci rimanda ad altri grandi autori della storia del cinema, come il bellissimo Jules Jimmy di Truffaut, citato più volte da Pollack come uno dei film europei più interessanti, e otto sono poi i protagonisti dell'intero dramma. Quasi un quarto di secolo è passato, e la dolcezza e la tenerezza che i protagonisti di questo film possono trovare, la possono trovare solamente nel passato, nel suo impossibile recupero, nello sfogliare vecchi album di fotografia. Le dissolvenze incrociate confondono le immagini del presente con quelle del passato. Ma di che cosa ridono Eiko e Kilmer davanti a quelle foto? Del passato? Del presente? Ma poi ridono veramente davvero? Siamo di fronte ad una delle sequenze più strazianti del cinema americano e nessun critico ci ha speso una riga di commento. Oh. Questa ce l'ha scattata Oliver, ti ricordi? Certo che me lo ricordo. A proposito, come sta? Ah, in gamba. Ma il film però è anche un film d'azione che è costruito su un'opposizione di tempi, di velocità. Quella del passato, ricordo, lentissimo, parlavamo prima delle dissolvenze incrociate tra il tempo presente e il tempo passato, e le sequenze del presente che sono assolutamente velocissime. Il plot è quindi costituito da una serie di obblighi morali tra gli otto protagonisti di questo dramma che poi portano a delle reazioni a catena che sfoceranno nella violenza più assoluta fino ad arrivare a quella che è l'ecatombe finale. Un personaggio fondamentale nello sviluppo della trama è il fratello di Tanaka, un importante e ricco imprenditore del Giappone modernizzato, che si interfaccerà sia con il fratello Tanaka e sia con Kilmer. Kilmer uscirà da quell'incontro con il fratello di Tanaka ancora più modificato. Uso un termine che mi sono un po' inventato, ne uscirà in qualche modo de-americanizzato. Il fratello di Tanaka gli fa una vera lezione sugli uomini che pagano i debiti e si assumono le proprie responsabilità. Qui siamo di fronte a molto di più che a uno scontro tra due culture, America e Giappone. Siamo nel territorio del concetto di etica più pura.
Quando mio fratello parlava di lei come del gentile straniero, credevo volesse significare che lei era un occidentale con una morale che collimava con la nostra. Cioè un uomo che paga da sé i suoi debiti e si assume le sue responsabilità. Perché solo così può ritenersi un uomo. Qui si coglie il senso eterno dei valori universali di lealtà, valori che sono stati così dimenticati e anche martoriati nel nostro Occidente così decadente. Sì. Poi la volta dell'incontro del fratello di Tanaka con Tanaka stesso. L'uno definisce l'altro una reliquia del passato. Ken è un uomo senza pace. Per la moglie, naturalmente, ma anche per la patria. Ken è una reliquia, un residuo di un'altra epoca e di un'altra terra. Due mondi quindi si confrontano continuamente, ma questa volta non più America-Giappone, ma i due Giapponi. Il portato storico del Giappone della tradizione, del Giappone raccontato benissimo da Mishima, e dall'altra parte invece il Giappone che si è modernizzato, che si è americanizzato. Lo scontro finale quindi è assolutamente inevitabile. Ma in questa storia così incredibilmente pollacchiana non c'è neanche più spazio per l'amicizia. Il primo addio dei due protagonisti, Tanaka e Kilmer, è freddo. È il passato che ritorna ancora. E qui siamo di fronte a una delle scene veramente più commoventi e toccanti della storia del cinema. Tanaka si è appena tagliato il dito davanti a suo fratello come forma di compensazione per avergli ucciso il figlio. Questa è la vera usanza yakuza ed è il sintomo del costume di un tempo che ancora rimane. Kilmer a sua volta si taglia il dito a sancire un legame indissolubile con Tanaka. Passato, presente, futuro, tutto è morto, nulla ha più senso. Le antichità non possono fare altro che unirsi per quello che gli rimarrà ancora da vivere. Come elefanti se ne andranno a morire da soli, con la consolazione di avere almeno superato l'incomprensione di un tempo. Yakuza, Sidney Pollack.